paese in provincia di Cagliari riguarda un paese piccolo, non lo conosce nessuno. E poi non è nemmeno vero che è piccolo il suo paese, sono 7.000 abitanti. In Sardegna ce n'è tanto per dichiararsi provincia autonoma. Solo che davvero non lo conosce nessuno. Ma il fatto è che l'interlocutore, la Sardegna ce l'ha nel cuore. Anzi, qualche volta aggiunge dopo un momento, io pure so sardo, perché pur essendo nato e cresciuto a Zagarolo, a Cinecittà, a Grottaferrata, lui ha uno zio di Cuspini, o perché sua zia aveva una zia di Ortacesus, perché suo cugino è cresciuto a Pirri, perché lui ha avuto una fidanzata di Cossoine, o una fidanzata con la mamma di una matrona, perché è stato in vacanza 3 anni di seguito a Villa Sirius, perché suo nonno ha fatto il militare a Perdas de Vogu e ce l'ha sempre avuta nel cuore Perdas de Vogu, e anche a suo figlio e a suo nipote l'ha trasmesso l'amore per Perdas de Vogu. Allora il ragazzo la dice, no, non lo conosco. Quasi sempre, a dire il vero, perché quella sera, una sera di fine dicembre ghiacciata e ventosa, una sera del primo mese dopo la caduta del regime nanesco e della sua corte di ridicoli comedianti tra vestiti da uomini di Stato, quella sera la ragazza con gli occhi azzurri che era al bar con lui gli disse, quando sentì la risposta del ragazzo, quando sentì il nome del suo paese, disse, ah sì, lo conosco, Uta. È vero che del piatto tipico nel paese tuo fanno il porcetto cotto sotto la cenere? Certo, disse il ragazzo e pensò, ma intanto.